Si è tenuta nei giorni scorsi a Shanghai la cerimonia di premiazione del premio Corradino d'Ascanio per l'innovazione, un'iniziativa dell'Associazione degli Abruzzesi in Cina in cooperazione con la Regione Abruzzo e il CRAM e con il supporto del Consolato Generale d'Italia a Shanghai. Obiettivo dell'evento è il rafforzamento della collaborazione tra imprese abruzzesi e cinesi nel ricordo del grande innovatore abruzzese Corradino d'Ascanio. I vincitori della prima edizione del premio sono stati annunciati al TG8 da Carlo D'Andrea, membro del Comitato Esecutivo dell'Associazione Abruzzesi in Cina. L'idea principe di questo premio è quello di promuovere l'innovazione tra l'Abruzzo e la Cina, ma anche di ricordare un grande innovatore abruzzese, quale l'ingegner D'Ascanio, che ha creato il primo prototipo dell'elicottero, ma anche il primo prototipo di Vespa. I vincitori di quest'anno, della prima edizione, sono due società. Una società abruzzese con interesse in Cina e questa è la Valagro, perché leader nel settore delle biostimolanti è riuscita a riprodurre e a farsi conoscere anche qui nel mercato cinese. Mentre da parte cinese la vincitrice è la Dongpeng Ceramics, leader cinese nella produzione di ceramica con interesse in Italia e ben consapevole e conoscente della realtà di Castelli e anche sono molto interessati del museo della ceramica di Castelli. A premiare i due vincitori è stata la Consul Generale d'Italia a Shanghai, Tiziana D'Angelo, e durante la serata è anche stato fatto vedere un video del nostro governatore d'Abruzzo Marco Marsilio, che si è congratulato con l'associazione ma anche e soprattutto con i vincitori, esempio di come sia importante poter cooperare tra l'Abruzzo e la Cina. Inoltre abbiamo cercato di promuovere dinanzi i numerosi personaggi, i numerosi invitati, il Made in Abruzzo dal lato enogastronomico, soprattutto con Montepulciano, ma anche con prodotti locali quali il pecorino e anche altre specialità culinarie come la pasta rustichella, per nominarne alcune. L'idea di fondo è quella di riuscire ad avvicinare l'Abruzzo, la regione più verde d'Europa, ai consumatori cinesi e anche in questo modo conoscersi meglio per poter creare maggiori possibilità di business.